Buongiorno amici di Super J e ben ritrovati a colazione anche quest'oggi, il nostro appuntamento mattutino per approfondire temi che occupano le pagine dei giornali, le discussioni pubbliche e insomma così il mondo dell'informazione sul nostro territorio. Con me quest'oggi, lo saluto subito e lo ringrazio per la sua disponibilità, Gianni Di Francesco, il presidente della FIAB di Teramo. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Ben ritrovato Gianni, grazie per essere con noi, perché parleremo proprio di mobilità sostenibile, di come poter superare in un certo senso anche i concetti tradizionali di mobilità urbana. Voi come FIAB ovviamente avete questo come cuore, centro principale della vostra attività, lo fate anche a tavoli istituzionali importanti, ieri sei stato in regione, parleremo anche di questo, però intanto non posso iniziare con te nel commentare, analizzare un po' il dibattito pubblico di quest'ultimo periodo, in particolare a Teramo, legato al PUMS, questo acronimo che ormai abbiamo imparato a conoscere tutti, il piano urbano per la mobilità sostenibile, che si sta discutendo in città dopo che il comune, l'amministrazione comunale ha approvato una bozza rimessa dall'istituto, dalla società incaricata di redigere questo piano. Molte polemiche anche da parte di alcune categorie, di alcuni settori della società civile teramana, in particolare lo possiamo dire, i commercianti, che a tal proposito, prendiamo spunto dalla cronaca quotidiana, ieri, sui quotidiani oggi lo trovate, ce ne siamo occupati anche noi nel nostro telegiornale di ieri, hanno illustrato una proposta di referendum, si è costituito un comitato di commercianti slegato dalle sigle tradizionali delle associazioni di categoria, e questo comitato, supportato dal consigliere regionale Marco Cicolletti, Fratelli d'Italia, ha lanciato una proposta, insomma un referendum, per dire no del tutto al PUMS, per spingere l'amministrazione comunale a fare un passo indietro e a non proseguire sull'adozione di questo piano. Cosa ne pensi Gianni? Cosa ne pensa la FIAB? Qual è la posizione della FIAB in merito a questo argomento? Ma ovviamente queste posizioni estreme sono luddismo puro, perché vuol dire andare contro il progresso, contro la modernizzazione della nostra città. Ma io partirei da una situazione anche nazionale. In questo periodo si sta rivedendo il codice della strada a livello nazionale. FIAB con altre associazioni ambientaliste, ciclistiche e di protezione delle persone, quindi le associazioni che si occupano di incidentalità stradale, sono state ascoltate tutte queste associazioni in commissione trasporti al Parlamento italiano. Lì è stato puntualizzato come la riforma del codice della strada vada proprio contro la prevenzione dell'incidentalità. L'incidentalità si previene promuovendo la mobilità sostenibile. È provato in tutti i paesi del nord Europa, tutti i paesi che l'hanno sperimentata hanno ridotto paurosamente gli incidenti e la mortalità nelle strade. Quindi anche Teramo, che tra l'altro è stata l'ultima in Abruzzo delle città capoluogo, cioè gli altri capoluoghi di provincia abruzzesi hanno già adottato, cioè, il PUMS. Persino L'Aquila, insomma, che è una città ovviamente, addirittura L'Aquila ha adottato il biciplan, che io spero che anche a Teramo in futuro si faccia un biciplan. E già nel 2021 lo ha adottato, insomma, quando noi abbiamo iniziato a pressare il comune affinché si facessero, nel 2019 abbiamo iniziato la nostra azione qui a Teramo nei confronti dell'amministrazione per promuovere la mobilità sostenibile a 180 gradi, praticamente ovunque. Nel 2000 c'è stato, con il decreto rilancio, la promozione delle corsie ciclabili, e le abbiamo iniziate a promuovere qui. Sì. All'Aquila già erano state fatte. E quindi è stato duro convincere il Comune di Teramo ad andare su questa strada della mobilità sostenibile. No, ve lo assicuro, ve lo assicuro. Che anche per le corsie ciclabili, insomma, le polemiche non sono mancate. Esatto. No? Quando in città iniziate a vedere queste strisce rosse colorate lungo le strade, molti hanno
criticato, polemizzato. Purtroppo siamo provinciali, basterebbe insomma uscire un po' fuori dall'Abruzzo per vederle, insomma andare a Pesaro, non dico tanto, non dico nel nord Europa, ma basta andare un po' nel nord Italia e se ne vedono da tanti anni, dove sono stati addirittura fatti anche i sensi unici ciclabili, cioè il divieto di il senso unico per le macchine e il doppio senso per le biciclette, perché le biciclette occupano meno spazio, sono meno pericolose delle macchine, quindi possono andare anche nei sensi unici. Senso contrario rispetto alle automobili. Esatto. Ma ne abbiamo, tra l'altro qui vicino proprio il primo senso unico ciclabile, ce l'abbiamo a Montore Albomano, non è che ci dobbiamo allontanare molto. E lì un sindaco che ovviamente venendo da Milano è stato più lungimirante, ha fatto il primo senso unico ciclabile. Poi tra l'altro a Montorio devo dire che ci sono delle zone 30 visibilissime, tutte le strisce pedonali illuminate e ben segnalate, con 30 all'ora in moltissime strade. Che è un altro nella piccola no? Quello certo. Della FIAB di introdurre le città 30, certo. Cioè infatti 30 km orari di limite di velocità in tutti i centri urbani, in tutti i centri cittadini. Esatto, tra l'altro io ieri sera nel mio intervento che è stato purtroppo interrotto da Scalmanati durante l'incontro con del comune in parco, al Parco della Scienza della con Scienza. I residenti del centro esatto. Di io ho detto appunto che Teramo ha bisogno di più zone 30, per esempio tutte le strade che sono interessate, quelle pochissime strade intorno al Corso San Giorgio che sono interessate a un futuro probabile zona traffico estensione della ZTL zona traffico limitato non hanno, da questa bozza esatto, non hanno il limite di 30 all'ora, tra l'altro sono tutte strade senza marciapiedi, moltissime con i parcheggi delle automobili a destra e a sinistra dove camminare a piedi è veramente un'impresa. L'esempio è nei pressi della provincia in via Giannina Migli, lì è veramente c'è un brevissimo tratto di marciapiedi in corrispondenza del bar e poi assenza totale del marciapiedi. Se uno deve portare una carrozzina o non parliamo poi delle persone con limitazioni motorie, cioè le persone disabili. Veramente Teramo, noi siamo stati illusi da un sogno, quello di Teramo città del pedone e della bicicletta. Non purtroppo di qualche anno fa. Esatto, tra l'altro validissimo. Ma dove è finito? Teramo non è pedonabile per niente, assolutamente. Allora guardiamo l'esempio di Ponte San Ferdinando. Se due persone si incontrano, uno dei due deve scendere dal marciapiede, ci sono marciapiedi strettissimi, non parliamo poi se appunto uno porta una carrozzina con un bambino. Mi fai pensare, visto che c'è stato Ponte San Ferdinando, che se non sbaglio il PUMS, la bozza di PUMS prevede addirittura la totale pedonalizzazione del Ponte San Ferdinando, quindi la chiusura totale alle auto e l'accesso solo a bici o pedoni. Vero, e tra l'altro... Ed è uno diciamo, dei punti più... contestati, più certo. Sotto osservazione di questa bozza. Io l'avevo trovata geniale quando ho letto il PUMS, però purtroppo non lo hanno trovato geniale i nostri amministratori che da subito hanno detto che non lo faranno. Io all'epoca avevo chiesto all'assessore Verna di almeno farlo senso unico il Ponte San Ferdinando e riservare così ai mezzi pubblici e al transito dei ciclisti e soprattutto dei pedoni, perché questa città ha bisogno di pedonabilità prima di tutto. Noi non abbiamo, moltissime strade sono senza marciapiedi, le strisce pedonali costringono il pedone a fare zig zag inutili e lunghissimi. Poi ricordiamoci tra l'altro che l'OMS e poi l'appello dell'OMS è stato raccolto dall'Associazione Pediatri, dalla Società Pediatrica Italiana. Noi dobbiamo muoverci a piedi prima di tutto, tutte le persone hanno bisogno
quotidianamente di fare almeno 3, 4, 5 chilometri al giorno per la propria salute, per la salute dei nostri bambini. I nostri bambini sono stati trasformati in pacchi, li carichiamo su una macchina, magari dall'appartamento al garage, e poi li scarichiamo, abbiamo la pretesa di scaricarli davanti all'uscio della scuola. Quella delle strade scolastiche, un'altra battaglia della FIAB, esatto. No? Cioè riservare l'utilizzo, diciamo così, delle strade in prossimità delle scuole, appunto all'ingresso, no? Alla pedonalizzazione, per poter condurre i bambini a scuola in sicurezza, e vengono previste dallo stesso PUMS, vengono proposte alcune strade di Teramo dove ci sono delle scuole proprio per questa trasformazione in strade scolastiche. Certo. Tra l'altro ci sono indicazioni in questo senso. Noi in diverse altre cittadine qui della provincia, perché FIAB Teramo opera anche in altre città della provincia, siamo riusciti a convincere le amministrazioni sulla bontà di questo. Sono state fatte ad Alba Adriatica, per esempio, davanti all'istituto scolastico, c'è da molto tempo, insomma, e in molte città della costa soprattutto, cioè, ma anche a Castelnuovo stanno facendo, oltre che il bicibus e il pedibus, stanno limitando il traffico davanti alle scuole. A Teramo purtroppo non ci siamo riusciti, non siamo riusciti a convincere, nonostante la pressione che abbiamo fatto su Verna all'epoca, che era quasi possibilista a sperimentarlo in una scuola, ma poi l'amministrazione non l'ha voluto fare. Qui non c'è troppe resistenze da parte, ecco, della cittadinanza, lo stiamo vedendo anche adesso, al di là delle singole categorie, perché sintetizzo in maniera brutale, ad esempio molti commercianti del centro sono contrari a delle previsioni del PUMS, come ad esempio l'estensione della ZTL, perché storicamente sostenitori di un'idea che il commercio abbia bisogno di più traffico in un certo senso, ad esempio più parcheggi liberi, più strade aperte al traffico e non più limitazioni. Poi anche altri singoli cittadini magari la pensano così. Perché questa resistenza, secondo te? È un fattore culturale? Ma è scientificamente provato, oltre che di fatto provato, che ovunque siano state tolte le automobili, il commercio ha ripreso slancio. Questo in tutte le città, piccole, grandi, medie, del mondo, non solo italiane. Ma è una questione, cioè, anche di pedonali incentivano in realtà, certo, l'afflusso in centro. Questo non lo vai a fare in macchina, cioè io porto l'esempio del centro commerciale, tu parcheggi e davanti ai negozi non c'hai le macchine. Se c'è le macchine davanti ai negozi, la gente non è invogliata, non c'è sicurezza. Tu esci dal però negozio. Il centro commerciale, dicono i negozianti del centro, è facile parcheggiare. Certo. A Teramo è più difficile parcheggiare. Certo, a Teramo purtroppo sono state fatte storicamente delle politiche dei parcheggi che hanno privilegiato i project financing e non sono state direttamente gestite dal comune. Perché i parcheggi dovrebbero essere servire anche nella progettazione di una smart city. I parcheggi devono servire alla gente, quindi è l'amministrazione pubblica. Io penso a Roma, per esempio, dove i parcheggi di scambio per chi ha l'abbonamento al Metrebus sono gratuiti tutta la giornata. Questo è l'esempio, cioè tu devi rendere la possibilità di parcheggiare la macchina, andare con i mezzi pubblici e andare a piedi in bicicletta. Questa è la modalità, certo, no? Scambi, treno più bici. Anche di questo si parla nel, certo, PUMS, per, diciamo, valorizzare maggiormente le aree di parcheggio attualmente, esatto, esistenti a Teramo. Non si vuole rinunciare alle proprie piccole abitudini comodità. Di andare in macchina fino davanti alla scuola, davanti al negozio, eccetera, ma è una questione di democrazia. Cioè, la strada è di tutti. Allora, se noi rinunciamo all'automobile, permettiamo a tantissime altre categorie, e poi tra l'altro, diciamocelo, in primis noi, prima di essere automobilisti, siamo pedoni, quindi il primo diritto è quello dei pedoni, quindi bisogna privilegiare la pedonalità in assoluto su tutte le altre modalità di trasporto. Primo, perché salutare e
più sicura di tutti quanti, di tutte le altre modalità, e poi perché lo spazio pubblico non può essere utilizzato sempre e solo dalle automobili. Noi guardiamo la nostra città, noi qui di fronte abbiamo uno strato di automobili che veramente ci impedisce. Noi siamo in via Savini, angolo Piazza Verdi. Esatto, ci impedisce di uscire da questo di mettere. Se metti il piede sotto il marciapiede trovi la macchina e devi fare lo slalom tra le macchine, insomma. Quindi anche chi volesse andare a fare il shopping qui in queste zone, secondo me, insomma, gli passa la voglia. Ci sta poco. Senti, da fare. Tu hai partecipato, dicevi ieri, appunto, a questo incontro riservato ai residenti del centro, della città, insomma, sul PUMS. In precedenza ce n'erano stati altri invece dedicati appunto alle associazioni di categoria, al commercio. Che idea ti sei fatto? Che aria tira secondo te su questo piano? Verso dove si andrà? La stessa amministrazione ha detto più volte, ha ribadito che questa è una bozza, ha aperto a tavoli di confronto per eventuali osservazioni e modifiche. Quale secondo te? Te lo immagini tra qualche mese questo piano dovesse essere adottato, che cosa potrebbe portare di nuovo? Cioè, sei fiducioso su un reale cambiamento della mobilità in città? Ma certo, sicuramente passi avanti ne sono stati fatti nell'ultimo periodo. Io vedo con positività il futuro, perché anche solo leggendo il PUMS i nostri amministratori si sono fatti un'idea di dove va la direzione per una modernizzazione della nostra città, per rendere, diciamo, la nostra città più fruibile a tutti quanti. Io ho partecipato anche in qualità di rappresentante del comitato di frazione di Rapino, insomma, uno dice ma Rapino, allora, piccola frazione collinare fuori, lontana dal centro, con il piano urbano della mobilità sostenibile. Allora io voglio dire a tutti quanti che ovviamente il diritto di poter andare in macchina è di tutti, anche così come quello dei pedoni. Allora noi che da Rapino siamo praticamente la maggioranza costretti a venire in automobile, perché i mezzi pubblici li abbiamo ma sono scarsissimi, sono tre corse che non collimano che con gli orari scolastici, molti che lavorano ovviamente non possono utilizzare i mezzi pubblici. Ma quando veniamo a Teramo poi, per colpa di coloro che utilizzano la macchina per 500, un chilometro, due chilometri massimo, noi troviamo l'impossibilità di ovviamente circolare, e quindi, ma io parlo anche di quelli che ci lavorano, ecco, è anche una questione di democrazia, appunto, rispettare il prossimo, rispettare tutti coloro che purtroppo della macchina non possono farne a meno, ma tutti coloro che potrebbero fare a meno dell'automobile dovrebbero farlo per il rispetto del prossimo. Perché c'è una situazione, quella che si genera, che fondamentalmente, certo, poi genera disagio e fondamentalmente disincentiva alla fine anche i flussi verso la città, perché se poi è così, certo, difficile, certo, muoversi, parcheggiare con l'automobile, si fanno altre scelte, magari si va altrove, si va bravissimo fuori. Infatti quello che io ho detto ad alcuni commercianti è che ovviamente quando io devo venire a Teramo da Rapino, ma parlo da tutte le altre frazioni e comuni limitrofi, e trovo una situazione di traffico insulso, perché poi non si trova il parcheggio, ma certo, ma se tu dalla stazione sposti la macchina e la vieni a parcheggiare in un parcheggio pubblico qui nel centro di Teramo, è normale che io poi, che ho necessità, indispensabilità dell'automobile, non trovo parcheggio. Certo. Dalla stazione oppure da un'altra zona molto vicina a Teramo, io chiederei a tutti quanti, insomma, di fare un piccolo sforzo e di lasciarla a casa la macchina. Tra l'altro si risparmia anche di tasca, cioè andare a piedi è molto molto più economico che andare, che utilizzare l'automobile. Poi un'altra cosa. Sì. Perché poi voglio dare qualche dato rispetto a quello che tu dicevi inizialmente, no? Concludi questo ragionamento. I tempi di percorrenza a Teramo, a piedi o in bicicletta, sono veramente brevissimi e non paragonabili alle altre città più grandi. Teramo la si percorre veramente da capo a piedi in 10 minuti in bicicletta e 15-20 massimo in automobile. A piedi, pardon. E
spostarsi da Viale Boio, per esempio, a Porta Madonna in automobile è veramente un crimine. Un crimine. A proposito del risparmio, dei vantaggi, no, dell'usare meno le automobili, ve ne è anche uno di natura proprio sociale, oltre che anche sanitario, poi parleremo anche di quello, ed è legato proprio a quello dell'incidentalità. Tu inizialmente hai ripartito parlando dell'impatto sulla nostra società degli incidenti stradali. Qualche numero: nel 2022, parliamo dell'Abruzzo, ci sono stati 2.824 incidenti stradali che hanno provocato la morte di 59 persone e 3.975 feriti. In provincia di Teramo, che tra l'altro detiene il primato della mortalità relativa sul numero degli incidenti stradali, in provincia di Teramo ci sono stati l'anno scorso 784 incidenti con 23 morti e 1097 feriti. Numeri purtroppo drammatici, insomma, no? Che impattano sia socialmente per il lutto, il dolore che generano queste vicende, e poi anche economicamente sul bilancio sanitario in un certo senso, no? Perché poi sono spese sanitarie per curare i feriti e gli invalidi permanenti. Sì. Questo è un dato su cui voi partite, da cui voi partite proprio per testimoniare l'importanza di ridurre l'uso dell'automobile. Certo, infatti il 19 noi abbiamo fatto questo comunicato stampa proprio in c'è stata la giornata mondiale in ricordo delle vittime sulla strada, sì. E i dati che citavi li abbiamo appunto ricitati in questo comunicato stampa. Sì. E, sono dati ufficiali questi di Istat e ACI, se non sbaglio, esatto, forniti dall'ACI su dati Istat. Ecco. Infatti, e poi tra l'altro il dato molto grave di questa situazione è che la maggior parte di questi morti sono giovani, quindi e la maggior parte degli incidenti, tra l'altro, se non ricordo male, i più gravi, quelli mortali purtroppo spesso accadono su strade statali, alcune sono quelle più pericolose, diciamo così, la statale 16 Adriatica ad esempio è molto frequente gli incidenti, la statale 80 anche, però in generale il numero maggiore degli incidenti avviene sulle strade urbane, sulle che strade sono quelle urbane. Più trafficate fondamentalmente. Infatti, la maggior parte degli incidenti avviene in città, riflettiamoci su questo fatto, perché uno pensa che la città si va piano, non è vero, purtroppo in città a 50 all'ora si ammazza una persona se lo si mette sotto. E poi gli utenti più fragili, più esposti sono proprio quelli, i pedoni, bambini, i ciclisti e i bambini, certo. I giovani che magari vanno in motorino e un impatto in motorino con una macchina spesso è fatale, ma quello che noi in questo periodo stiamo facendo è un'azione di sensibilizzazione sulla velocità. La velocità è la causa massima dei morti in strada. Noi con la nostra campagna di 30 all'ora ricordiamo che proprio qui nella costiera teramana i 7 comuni della costa sono riusciti a mettersi insieme. Tra l'altro noi di FIAB abbiamo fatto ovviamente da stimolo, ma sono stati i comuni stessi e le associazioni degli albergatori, dei commercianti a promuovere questa azione. Zona 30 più lunga d'Italia è stata fatta qui nel Teramano ed è importantissimo, è un segnale molto importante, perché la sicurezza è richiesta da chi fa turismo, voglio dire, chi va in vacanza si vuole riposare, non vuole uscire dall'albergo ed essere ucciso davanti all'uscio dell'albergo. Mentre in inferno, insomma, in vacanza. Esatto. Volevo chiederti, perché mancano pochi minuti al termine, sì. Un'altra cosa. Come FIAB siete stati anche in commissione regionale, seconda commissione, per la discussione sul piano regionale della mobilità ciclistica. Un piano che in Abruzzo manca tuttora, nonostante fosse previsto ormai, diciamo, da tempo anche dalle normative. Sì, dal 2013. Dal 2013, non c'è ancora questo piano. Cosa è emerso da questa riunione in commissione, dunque? E che cosa, a cosa serve, cosa dovrebbe prevedere questo piano regionale della mobilità ciclistica? Ma il piano, allora, il ritardo intanto ovviamente
che riguarda non solo la regione, ma riguarda anche moltissimi comuni che non hanno sviluppato, diciamo, progetti per recepire le risorse del PNRR. E purtroppo questo ritardo ovviamente depaupera il rischio che vengano definanziati questi certo. progetti e che le risorse vengano perse. No? Vengano perse. Purtroppo si pensa, perché la cultura qui da noi, l'abbiamo visto un po' anche da coloro che ci governano in regione, è che la bicicletta viene considerata come un mezzo di svago. Si parla tanto di cicloturismo magari, ma meno di mobilità ciclistica. Allora, il cicloturismo ovviamente va promosso, perché è importantissimo. Sì. Noi come FIAB abbiamo promosso la rete Eurovelo in Italia, la ciclovia adriatica, siamo riusciti a inserirla tra le ciclovie europee e nazionali riconosciute dal Ministero dei Trasporti e dell'Ambiente. E è importantissimo però capire che la bicicletta deve essere utilizzata come mezzo di trasporto. Questo previene anche l'incidentalità stradale. Più ciclisti nelle strade vuol dire che gli automobilisti si rendono conto che, essendoci più ciclisti, devono andare guidare con più prudenza. Più ciclisti e pedoni nelle strade vuol dire riduzione della velocità in automatico da parte dei ciclisti, e questo è la leva anche per l'incidentalità stradale, come ovviamente ciclisti prima. E pedoni anche su infrastrutture adeguate, cioè nel senso, certo. in sicurezza, anche quindi adeguando le strade alla percorrenza Verissimo. Di ciclisti e pedoni. Verissimo, piste ciclabili, se nelle città si possono sposare, diciamo, utilizzare le stesse strade, come appunto nel caso delle corsie ciclabili, nelle strade magari a scorrimento veloce occorrono arterie dedicate ai ciclisti per il cicloturismo, perché è impensabile che in un tratto dove esistono solo superstrade non vi siano poi possibilità per i ciclisti di percorrere quei tratti. Assolutamente. Noi siamo in chiusura, ci avviamo alla conclusione, dunque per la FIAB, come dire, per chiudere i prossimi impegni e i prossimi obiettivi concreti, imminenti, quali sono? Il primo risultato che volete raggiungere nel più breve tempo possibile qui sul nostro territorio è far conoscere i principi della FIAB, che sono non solo per i ciclisti, perché non siamo quelli della bicicletta, noi siamo per una mobilità sostenibile, quindi farci conoscere più possibile da tutti quanti e quindi fare iscritti in FIAB è importantissimo. Ovviamente i politici, quando andiamo a chiedere qualcosa, ci chiedono quante persone noi rappresentiamo. Quindi vogliono capire la massa critica, insomma, esatto, no? Certo. Quanto impatta poi anche in termini ovviamente di quindi di fare ritorno, la tessera con FIAB, che tra l'altro include anche un'assicurazione valida in tutta Europa, una responsabilità civile per la circolazione in bicicletta in tutta Europa, dove se tu fai danno ti copre fino a 2 milioni di euro con 350 euro soli di franchigia. Già questo vale tutto il prezzo della tessera, perché un'assicurazione del genere costa magari anche di più in un'assicurazione privata, e in più ci dà la forza per andare a sederci ai tavoli non solo nazionali, perché FIAB, la forza di FIAB è la struttura nazionale, non solo, quella europea. Noi come FIAB aderiamo all'European Cyclist Federation, che è un'organizzazione europea. Tra l'altro poi ci sono le associazioni consorelle in Germania, che contano moltissimi più soci dei 20.000 iscritti di FIAB. Sì. Comunque darci forza vuol dire promuovere le nostre tesi. Bene, allora noi siamo in chiusura, ringrazio Gianni Di Francesco per essere stato con noi questa grazie mattina. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ad approfondire i temi legati alla mobilità sostenibile. A colazione termina qui per quest'oggi, saremo in onda anche domani come sempre alle 9 in diretta. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.